Infrastrutture e trasporti, uno sviluppo economico di un territorio deve necessariamente passare attraverso infrastrutture e trasporti adeguati, ma qui a Taranto vediamo che l'aeroporto Arlotta di Grottaglie è precluso ai voli civili, i collegamenti ferroviari sono molto ma molto limitati, i collegamenti viari altrettanto, l'autostrada si ferma a Massafra, il porto stenta, siamo in mano così dei turchi sperando che il porto aiuti questo territorio. Parliamo di tutto questo con l'avvocato Giandomenico Pilolli, candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia a sostegno di Fitto Presidente. Una Taranto, come dire, Cenerentola in ambito di trasporti e di infrastrutture. Purtroppo una Taranto Cenerentola perché non siamo stati autorevoli sui tavoli regionali e nazionali, continuiamo a registrare delle infrastrutture carenti, continuiamo a registrare il nostro Presidente della Regione che arriva a Taranto e si vanta di aver risolto il problema dei trasporti solo perché magari è stato spostato un treno che permette di arrivare a Roma, parliamo di un aeroporto che viene davvero gestito sfruttandolo al minimo delle sue potenzialità, parliamo di un'autostrada che finisce a Massafra e che non rende possibile uno snellimento del traffico e che non permette uno sviluppo economico adeguato. In altre province registriamo invece uno sviluppo turistico che è dettato anche dalla facilità di raggiungimento delle zone balneari e che inevitabilmente fa fare delle scelte anche a chi viene a trascorrere le vacanze nel nostro territorio. Un'attenzione particolare nei confronti della nostra provincia deve essere necessaria e non deve avere colori politici, per cui dobbiamo davvero, qualora tutti coloro i quali saranno eletti, fare quadrato e riuscire a porre l'attenzione di Taranto realmente sul tavolo regionale. Occorrerà scrivere una pagina davvero diversa nei confronti di questa provincia che necessita anche per quanto riguarda la gestione del porto di scelte importanti perché occorre fare degli interventi strutturali per portare davvero l'economia del nostro territorio attraverso lo sfruttamento di tutte le potenzialità del nostro porto e penso al far arrivare in maniera continuativa delle navi da crociera che possono effettivamente portare ricchezza reale nel nostro territorio. Secondo me è possibile, noi proporremo un piano per poter rendere questo operativo e mi auguro che davvero possa esserci una svolta per quanto concerne le infrastrutture nella nostra provincia. Io ricordo che le ultime infrastrutture risalgono ad Alenia e risalgono sempre all'intervento dell'allora Presidente Fitto che ebbe quella lungimirante idea di poter portare in Puglia e soprattutto a Grottaglie quell'insediamento infrastrutturale. Sono quelle le opere che bisogna riuscire a riprendere nella nostra provincia e ovviamente aiutando gli imprenditori che vogliono investire in infrastrutture, in strutture che possano rilanciare l'economia del nostro territorio.